Mister Pancaro, possiamo dire sempre più zona Juve Stabile, il novantesimo, adesso la dobbiamo ribattezzare, prima era la zona Cesarini, adesso è zona Juve Stabile. Effettivamente anche oggi abbiamo avuto la conferma che questi ragazzi ci credono fino alla fine, ormai questo è un dato di fatto, dopo 2 mesi di lavoro lo possiamo dire, buttano veramente il cuore, come si suol dire, oltre l'ostacolo, e anche oggi hanno tirato fuori una prestazione super fino al 95esimo oltre. Nelle stagioni passate la squadra era solita partire ad handicap per poi venire fuori alla distanza. Col suo staff invece una preparazione atletica sembra dare buoni frutti già dalle prime giornate. Ecco, alla luce del lavoro fatto in estate, si sente ragionevolmente convinto che la condizione fisica possa rimanere tale anche nella fase cruciale della stagione? Ma sì, assolutamente, non vedo nessun problema da questo punto di vista. I ragazzi, come ho sempre detto, è dal primo giorno di ritiro che mi hanno dato grandissima disponibilità, lavorando a testa bassa, credendo in tutto quello che io gli chiedo. E l'aspetto principale, l'aspetto più bello è proprio questo, è la grande coesione che c'è in questo gruppo, e lo è anche la dimostrazione che un giocatore come Fabio Caserta, col passato importante che ha, si è messo a completa disposizione di questa squadra, di questa maglia, della Juve Stabile, di tutti i suoi compagni. Oggi è entrato, ha fatto 30 minuti veramente molto importanti, dando un grande contributo per questa vittoria. Oggi onestamente è stata una brutta partita, errori da ambo i lati, si vedeva un tasso tecnico più elevato forse della Juve Stabile, però non c'era in campo la Juve Stabile bianca, lo dobbiamo dire, però come al solito i suoi cambi hanno sortito l'effetto sperato, fra l'altro ecco un nuovo entrato come Osei segna, quindi a questo punto possiamo dire Mister Pango più fortunato o più bravo? No, ma come ho sempre detto e continuo a sempre dire, il merito è dei ragazzi che si fanno trovare pronti, in questo caso il merito è di Evans, un ragazzo giovane che, come ho detto in precedenza, mi sta seguendo alla lettera, sono 2 mesi che lavora molto bene, sta crescendo veramente in modo esponenziale, quindi il merito è assolutamente tutto suo e anche degli altri ragazzi che sono entrati. Parlare dei singoli forse non la fa impazzire, io però le chiedo un parere su Ferrara, che ancora non è mai sceso in campo, può rappresentare forse una valida alternativa a Cancellotti, e poi che pensa di La Camera? Sembra che ancora non riesca a mettere in mostra tutte le sue qualità. No, vabbè, Ferrara è un ragazzo molto giovane, come ce ne sono tanti altri in organico, come Gargiulo, come D'Ancora, che stanno lavorando a testa bassa anche loro, e sicuramente verrà anche il momento dove toccherà a loro dare un contributo per la Juve Stabia. Per quanto riguarda La Camera, io sono contento di quello che sta facendo e non c'è assolutamente nessun problema, deve solamente continuare così. Altri 3 punti per la Juve Stabia, ma soprattutto il Lecce che perde a Messina, adesso come si fa a tenere i piedi per terra e la testa salda? Ma non è assolutamente un problema, perché io non guardo assolutamente la classifica, i miei ragazzi non devono guardare la classifica, dobbiamo solamente continuare a lavorare come abbiamo fatto in questi 3 mesi a testa bassa, cercando di migliorare giorno per giorno, quindi non c'è assolutamente nessun problema, nessun rischio di perdere contatto con la realtà. Una cosa importante che voglio dire, questa vittoria a 2 dediche particolari e molto importanti, una ai nostri tifosi, ai quali è stato vietato di venire a vedere la loro squadra, quindi i ragazzi sono stati grandi a dedicargli questa vittoria, e un'altra anche al patron, perché oggi è il suo onomastico. Forse un omaggio anche a Roberto Fiore, magari lei sente già un forte spirito di identificazione con la storia di questa società. Il presidente Roberto Fiore ha spento 90 candelini in questa settimana. Assolutamente sì, io penso che lo spirito di appartenenza, il senso di appartenenza, il voler onorare e sudare la maglia fino all'ultimo secondo dell'ultima partita, penso che sia una componente fondamentale nel calcio di oggi, soprattutto in un campionato così equilibrato. Questi ragazzi hanno dimostrato veramente di avere un forte spirito di appartenenza e di onorare e sudare veramente fino all'ultimo secondo questa maglia.